Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo video speciale. Dato che questo fine settimana ci sarà WWE Royal Rumble, ho pensato bene di portare una Royal Rumble match su SmackDown. Here comes the pain, me l'avete chiesto in tantissimi di portare questo gioco, o almeno di portare qualche gameplay di questo gioco, e dunque eccovi accontentati. Benvenuti, o meglio, bentornati su SmackDown. Here comes the pain, dopo tanti anni. Siamo di nuovo qui su questo stupendo gioco. Al momento ancora è ritenuto il miglior gioco di wrestling mai fatto. E beh, ragazzi, vorrei dire, questo gioco è davvero tanta roba. Quindi facciamo la Royal Rumble Match, la facciamo fare tutta quanta alla CPU, perché a noi piace di più così. E allora, lasciamo tutto quanto così. Sì, perfetto. Va benissimo. Tutti quanti i partecipanti saranno a random. Procediamo. E noi ci godiamo lo spettacolo. Ragazzi, il numero uno ad entrare è Eddie Guerrero. Mamma mia. E qua nel gioco aveva il titolo degli Stati Uniti. Caspita. Eddie Guerrero, eccolo qua che fa il suo ingresso come numero uno nella Royal Rumble Match, mamma mia. Ecco qua, il pubblico in visibilio, tutti calzano i cartelloni. Guardate un po' l'epoca d'oro della WWE quando il pubblico usava i cartelloni. Mamma mia, tanta roba, tanta tanta roba. E poi, come numero 2 abbiamo Stone Cold Steve Austin. Porca miseria. E partiamo subito col botto, signori. Stone Cold Steve Austin ed Eddie Guerrero, che daranno il via a questa Royal Rumble Match. E dunque Stone Cold sale sul paletto, come di consueto, dita medie alzate di fronte al pubblico. Suo celebre gesto. Guardatelo qua, si fa il giro di tutti gli angolini, Stone Cold. E direi che siamo pronti a partire. Intanto c'è questa schermata di caricamento. Ed eccoci qua, si può partire. Stone Cold e Eddie Guerrero partono, intanto c'è già il conto alla rovescia. Il gioco ci ricorda che mancano altri 28 partecipanti alla rissa reale. Vediamo un po', entra Chris Jericho. Mamma mia ragazzi, subito nomi super. Intanto Stone Cold prova a eliminare Eddie Guerrero. Eddie Guerrero eliminato. Intanto Chris Jericho prova a eliminare Stone Cold, ma non ce la fa, intanto entra Goldberg, signori. The Man. Goldberg entra nella rissa reale e si azzuffa subito con Stone Cold. Guardatelo, lo afferra per la gola, lo solleva. Una gorilla press slam e poi dopo power slam. Mamma mia, intanto arriva Kane, la Big Red Machine. Si getta subito con una gomitata. Poi chi arriva? Rodney Mac entra nel Royal Rumble Match. Intanto stunner di Stone Cold su Kane. Mamma mia, che partenza! Intanto Walls of Jericho di Chris Jericho. Adesso c'è un nuovo ingresso, Rikishi, signori. Rikishi, eccolo qua, falso ingresso nella rissa reale. Mamma mia, ragazzi. Ma avete chiesto in tantissimi di portare qualcosa di SmackDown Here Comes the Pain. Ed ecco qua, nella settimana dove c'è WWE Royal Rumble, nella realtà. Io vi porto la Royal Rumble Match su Here Comes the Pain. Intanto Stone Cold Steve Austin eliminato. Intanto contro la rovescia. Pugno nelle palle di Rikishi su Kane. Vediamo un po' a chi tocca adesso entrare. Intanto Goldberg elimina Rodney Mac. Entra Tajiri. Tajiri entra nel match, nel mentre Kane combatte contro Rikishi. Adesso sta per entrare qualcuno. Chris Jericho elimina Goldberg, signori. Adesso chi entra? Shawn
Shono Air, ragazzi. Shono Air entra nella contesa. Intanto volo di Rikishi su Kane dal paletto. E adesso chi entra, signori? Rhino. Intanto Shono Air ci saluta, eliminato da Rikishi. Nel mentre Kane sta presemmiato da Jericho, no? La Big Red Machine si salva. Intanto entra Steven Richards, ragazzi. Steven Richards. Che guardatelo, esegue subito una Samoan Drop su Chris Jericho. Nel mentre contro la rovescia, vediamo chi entra adesso. Rico, ragazzi, Rico. Nel mentre Kane si azzuffa con Rhino. Rikishi eliminato e adesso anche Rhino eliminato. Le cose si fanno sempre più serie. Mancano ancora 18 partecipanti. Vediamo un pochino intanto contro la rovescia. E Kane qua si prepara. Mamma mia, questa powerbomb devastante. Entra Shelton Benjamin nella rissa reale. Kane ha rischiato l'eliminazione per un soffio. Vertical suplex di Jericho su Rico. Adesso sta per entrare un altro atleta. Vediamo di chi si tratta. Rey Mysterio, ragazzi. Mucho gusto. Rey Mysterio entra. La rissa reale intanto Kane elimina Chris Jericho e poi Rey Mysterio compone il prefisso di San Diego. 619 su Shelton Benjamin. Intanto abbiamo un'altra eliminazione. Guardatelo, Rey. West Coast Pop. Fenomenale. Non ci credo su Shelton Benjamin. Nuovo ingresso intanto. Vediamo di chi si tratta. Goldust. Goldust entra nel match. Mentre Kane continua a resistere nella rissa reale. Adesso vediamo chi entra. Ric Flair, il Nature Boy. Entra Ric Flair. Intanto Rey Mysterio prova una powerbomb su Kane. Ma non ci riesce. Adesso Kane si prepara a eseguire la sua finisher, la sua Shock Slam from Hell. Guardatelo, su Shelton Benjamin. E poi c'è un nuovo ingresso, Bubba Ray Dudley. Adesso vediamo un po' che succede. Goldust rischia l'eliminazione per mano di Shelton Benjamin. Goldust però si salva. Adesso Kane viene mandato all'angolo, poi Benjamin viene mandato all'angolo e qua, mamma mia, Goldust rifila un calcio nelle palle a Shelton Benjamin. Nel mentre Rey Mysterio con questa manovra funambolica su Bubba Ray, intanto Shelton Benjamin eliminato da Goldust. Mancano ancora 13 atleti nella rissa reale. Intanto chokeslam in arrivo di Kane su Goldust e 619 di Rey Mysterio su Bubba Ray Dudley. Nuovo ingresso, entra The Big Show. Nel mentre Kane prova a eliminare Goldust, che ancora si salva. Intanto Rey Mysterio su Bubba Ray Dudley. Big Show elimina Ric Flair. E poi Goldust, guardatelo. Cosa vuole fare? Finisher su Kane. Mamma mia. Intanto ancora contro la rovescia, che scorre inesorabile. Ancora 12 atleti devono entrare nella rissa. Ed entra John Cena, signori. John Cena. Mamma mia, quanti nomi eccellenti abbiamo sul ring. Prosegue la zuffa tra questi formidabili atleti. Nel mentre Big Show si prepara con la sua finisher su Rey Mysterio. Bam! Lo spiaccica al tappeto, lo tritura. Nel mentre Kane, guardatelo, si avventa su John Cena. E poi lo vuole bombizzare. Mamma mia, terrificante. Mentre Showstopper di Big Show su Goldust. Mamma mia. E poi Power Slam di Kane su John Cena. Adesso Big Show mette all'angolo Bubba Ray, lo spiaccica. E Kane va a eliminare Goldust e Rey Mysterio elimina Bubba Ray. Mamma mia, due eliminazioni in pochi secondi. Nel mentre John Cena va a eliminare Kane, clamoroso. Poi
Prova a eliminare anche il Rey Mysterio mucho gusto, ma non ci riesce. Nel mentre contro la rovescia, vediamo chi tocca, sotto a chi tocca. Randy Orton, signori. Randy Orton, il Legend Killer. E mentre John Cena, cosa stava per fare su Big Show? Mio Dio, nel mentre arriva Orton, che prova a eliminare il Colosso, ma non ci riesce. Nel mentre c'è un nuovo ingresso, perché entra il presidente, Chris Benoit, il nostro presidente. Creeper Crossface su Big Show, ragazzi. Il presidente Chris Benoit si fa subito valere. Incredibile, incredibile, Chris Benoit. Nel mentre c'è un nuovo ingresso, ragazzi, Shawn Michaels. Shawn Michaels. Guardate ancora Benoit su Big Show, bestiale. Incredibile, il nostro presidente. Intanto guardate Big Show che adesso si vendica. Showstopper su Benoit, non ci credo. Showstopper su Chris Benoit. Poi dopo prende di mira Randy Orton. Poi Rey Mysterio si azzuffa con John Cena. Mamma mia, quanti nomi eccellenti ci sono, signori. Quanti nomi eccellenti. Tutti quanti dei possibili vincitori. Intanto Chris Benoit, il presidente, elimina John Cena. Non ci credo. John Cena eliminato per mano di Chris Benoit. Intanto mancano 8 atleti ancora ad entrare. Randy Orton, prova a eliminare Big Show, ma non ci riesce. Intanto vediamo chi entra, sotto a chi tocca. Entra Booker T, ragazzi. Booker T. Booker T. Adesso Chris Benoit, il presidente, elimina Randy Orton. E poi c'è stata un'altra eliminazione importantissima, ragazzi. Nel mentre scissor kick di Booker T su Big Show. Bestiale. Contra rovescia ancora, vediamo chi entra. German suplex di Benoit su Shawn Michaels nel mentre. Bookend di Booker T su Big Show. E adesso entra Kevin Nash, signori. Kevin Nash, un altro colosso, si appresta a fare il suo ingresso nella rissa reale. Intanto ancora contro la rovescia. Vediamo un po' chi entra. Adesso Kevin Nash si prepara a fare la sua powerbomb terrificante su Big Show. Oh mio Dio! Nel mentre entra Rob Van Dam. Rob Van Dam. Quanti bei nomi, ragazzi. Che tempi. Che tempi, veramente. Che tempi. Intanto, Switch in Music di Shawn Michaels su Booker T. Incredibile. Nel mentre Rob Van Dam. Shawn Michaels eliminato per mano di Big Show. Incredibile. Poi Power Slam di Booker T su Kevin Nash. Russian Leg Sweep di Big Show su Chris Benoit. Nel mentre contro la rovescia, vediamo a chi tocca, sotto a chi tocca. 4, 3, 2, 1, 0, gong. Chi entra? Triple H. Triple H nel mentre German Suplex del presidente su Kevin Nash. E intanto Kevin Nash prova a eliminare Benoit, che però si salva. Triple H. Chris Benoit, il presidente, elimina Kevin Nash. Eliminazione pesantissima. Chris Benoit elimina Kevin Nash. Incredibile, poi German Suplex su Booker T. Chris Benoit scatenatissimo. Intanto entra The Rock. The Rock, ragazzi, col numero 27. Mamma mia. Incredibile. Anzi no, col 28. Intanto ancora Chris Benoit. Altra eliminazione importantissima di Chris Benoit, non ci credo. Chris Benoit scatenatissimo. Mamma mia. Intanto pedigree in arrivo di Triple H su The Rock. Mamma mia, bestiale. Poi entra Kurt Angle, signori. L'eroe olimpico. L'eroe olimpico. Clothesline su Booker T. Ancora contro la rovescia. Attenzione. Sotto a chi tocca, vediamo chi entra. Brock Lesnar, signori. Il protagonista di Here Comes the Pain, l'uomo copertina. Brock Lesnar. E intanto Triple H ancora una pedigree su The Rock. Incredibile. Mamma mia, intanto F5. F5, tornado forza 5 di Brock Lesnar su Kurt Angle. Mamma mia. Che roba, ragazzi, che roba. Non ci credo. Che tempi intanto. Rock Bottom di The Rock su Triple H. Adesso manca solo un atleta ad entrare. Vediamo un pochino. Appena sarà un'eliminazione, sarà lo slot disponibile per l'ultimo atleta. E mentre Booker T prova a eliminare il nostro presidente Chris Benoit, che viene appunto eliminato. Intanto ankle lock di Kurt Angle su Brock Lesnar.
The Rock, probabilmente Triple H ci riesce, signori. Contro la rovescia, sta per entrare l'ultimo atleta nella rissa reale. Vediamo un pochino di chi si tratta. Vediamo un po'. L'Undertaker, signori. Il becchino. L'Undertaker fa il suo ingresso nella contesa. Elimina subito Brock Lesnar, non ci credo. Brock Lesnar eliminato dall'Undertaker. Mamma mia, intanto Booker T si avventa su Kurt Angle, che però lo colpisce con una pronta gomitata. E mentre The Rock scaccia via Taker. Guardate che zuffa, DDT del People's Champ. Incredibile, adesso ankle lock di Angle su Booker T. Guardate Angle, vuole far cedere Booker T. L'Undertaker nel mentre è pronto a eseguire la sua Last Ride Powerbomb su The Rock. Guardatelo, se lo inzaina, boom, e lo spiaccica a tutta potenza. E poi Kurt Angle però prova a prendere alla sprovvista il becchino. Guardatelo con questa presa di sottomissione. Adesso Angle prova a eliminare l'Undertaker, vediamo, no. Taker si salva, incredibile. E sono rimasti in quattro, signori. Adesso Booker T prova a eliminare l'Undertaker, niente. Taker si salva, Angle però elimina The Rock. Kurt Angle elimina The Rock e poi Booker T ed Angle si alleano per fare questa DDT sull'Undertaker. Spettacolare, poi Angle tradisce Booker T. Lo mette al tappeto e poi esegue una sleeper hold su Taker. Fenomenale. Adesso Angle dal paletto si lancia con questa gomitata fenomenale. Poi arriva Booker T che si vendica per prima. Guardatelo come si azzuffa con Angle. Ancora Angle. Poi arriva Taker che manda all'angolo Booker T, un braccio teso. Poi arriva Kurt Angle. Mamma mia, che manovra. Adesso Booker T prende Angle, lo manda sulle corde e lo elimina con un calcione. Sono rimasti Booker T e l'Undertaker. Taker colpisce Booker T e qui siamo pronti per un'altra Last Ride Powerbomb. E qua mi sa che l'Undertaker potrebbe andare seriamente a vincere la rissa reale. Vediamo un pochino. Taker prende Booker T, lo lancia sulle corde, braccio teso. Booker però si salva in qualche modo. Taker lo colpisce con una gomitata, un bel pugno. Poi Booker T dice no, una chop, contrattacca l'Undertaker. Contrattacca Booker T, contrattacca l'Undertaker, non si capisce più niente. E qua Taker è pronto a eliminare Booker T. Una serie di pugni, una ginocchiata sullo stomaco. E poi Taker arriva a un passo dalla vittoria, ma Booker T ancora si salva. Taker non ci sta. Lo colpisce, lo manda sulle corde. E poi lo elimina. E quindi l'Undertaker vince la Royal Rumble Match super speciale su SmackDown. Here comes the pain. Eccolo qua, ragazzi. L'Undertaker può esultare. E lui, il vincitore della rissa reale, ha sbaragliato lui tutta la concorrenza. Mamma mia. Fenomenale. Davvero super. Quindi grazie a tutti, ragazzi, per aver partecipato. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.